La lettera di Elisa. Da 10 anni amo un uomo sposato, ma non giudicatemi. In molte relazioni capita che ci siano dei tradimenti. Si tratta di uno dei motivi per cui più spesso le storie d'amore si interrompono ed è anche una frequente ragione di divorzio. Ciononostante, si tratta di un qualcosa che viene desiderato costantemente sia dagli uomini che dalle donne e talvolta anche messo in pratica. Elisa, una 42enne romana, ha raccontato in una lettera rivolta alla Repubblica la sua esperienza in qualità di amante di un uomo sposato. La lettera di Elisa. L'amore della mia vita è il mio amante. Secondo uno studio condotto nel 2001, il 98% degli uomini e l'80% delle donne ha pensato di poter avere rapporti con delle persone che non fossero il loro compagno o compagna. Un numero davvero molto alto, ma al di là del fantasticare, la cifra di chi poi davvero passa al tradimento è ovviamente più bassa. In tanti casi, però, succede. Ed è ciò che è accaduto ad Elisa e a Valerio. Lei, 42enne romana, l'ha raccontato in una lettera rivolta al giornale Repubblica, che ha aperto una rubrica nella quale offre la possibilità di parlare direttamente del proprio tradimento, spiegando anche quali sono le ragioni che spingono una persona ad avvicinarsi molto a qualcuno che non sia il proprio partner. Nella lettera, Elisa spiega di avere trovato l'amore della sua vita in Valerio, che non è il suo partner, bensì il suo amante. La loro storia va avanti da 10 anni, quando i due si sono conosciuti nel corso di una vacanza a Formentera. Valerio è sposato, mentre Elisa ha avuto qualche storia importante. La donna ha spiegato che quasi nessuno è a conoscenza della loro relazione, ma quando stanno insieme, tutto ciò che normalmente viene fatto da una coppia tradizionale scompare. Infatti, stando insieme, hanno trovato il loro equilibrio, indipendentemente dal pensiero che possono avere le altre persone, e sono felici. Elisa ha raccontato che la svolta nella sua vita è arrivata quando la sua amica le ha organizzato una vacanza a Formentera. Si trattava di un regalo speciale, arrivato in un momento difficile per Elisa, che era stata lasciata dal suo fidanzato a qualche mese dalle nozze. Tutte le giornate a Formentera iniziavano con un bagno nel mare prima di colazione e dopo una settimana Elisa era anche di buon umore. Un giorno ha trovato qualcuno che nuotava prima di lei e si è allontanata indispettita. Dal mare, però, un uomo l'ha invitata a fare un tuffo perché l'acqua era meravigliosa e le ha detto il suo nome, Valerio. Elisa si è allontanata, ma il giorno successivo, quando prima di colazione si è nuovamente recata a nuotare, ha trovato un sacchetto con un caffè, un cornetto e un bigliettino. Era un tentativo di Valerio di farsi perdonare per il giorno precedente e così gli ha lasciato anche il suo numero di telefono. La lettera di Elisa, il racconto dell'amore di 10 anni con Valerio. Nella lettera, Elisa racconta che successivamente i due hanno continuato ad incontrarsi. Ad un aperitivo insieme è scoccato il primo bacio, ma niente di più. Poi è scoppiata la passione e i due hanno fatto l'amore diverse volte, con grande allegria ed entusiasmo. Proprio durante una di quelle notti, Valerio ha confessato ad Elisa di essere a Formentera per il suo addio al celibato, perché si sarebbe sposato dopo un mese. La donna ha spiegato che per lei non c'è stato nessun problema. Non voleva pensieri, ma soltanto un'avventura estiva. Finite le vacanze, al momento di salutarsi, Valerio dice ad Elisa che si è innamorato di lei. La 42enne romana è convinta che passerà ad entrambi, ma poi le cose non vanno così. Una volta tornati nelle rispettive città, i due si incontrano nuovamente e Valerio racconta ad Elisa che si sta per sposare con la donna con la quale è fidanzato da 14 anni, mentre da 5 lavora nell'azienda del padre di lei. Ora però non vuole più sposarsi e per Elisa è disposto a lasciare ogni cosa. La donna però non ha voluto, così Valerio le ha promesso che ci sarebbe stato sempre per lei, finché questa relazione non avrebbe fatto stare bene entrambi. Elisa e Valerio hanno infatti continuato a frequentarsi per 10 anni e ancora oggi le cose vanno avanti così. La donna ha avuto una figlia, mentre lui continua ad essere al fianco di sua moglie. Nella lettera a Repubblica, Elisa rivela che è come se loro stessero in una bolla, in cui non entra nessun altro, ma soprattutto niente che c'entri con le loro vite quotidiane. Con il tempo anche Elisa ha imparato ad amarlo ed ora sono diventati inseparabili. Alla fine della lettera si legge che la 42enne è convinta che resterà per sempre l'amante di Valerio
E questo le va bene, al punto da non farle desiderare niente altro. Il legame con Valerio è il più forte mai sperimentato e non si dissolverà mai. Elisa spiega che l'amore che provano non sarà mai intaccato da niente e da nessuno, e quando sono insieme si sentono sempre in vacanza. È come se fossero sempre sulla spiaggia di Formentera, quando trascorrevano del tempo completamente soli in riva al mare. Insomma, Elisa e Valerio sono felicissimi senza ufficializzare la loro relazione e rimanendo allo stesso tempo con il partner. Voi, che cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa lettera e quale idea vi siete fatti su quello che ha raccontato Elisa? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.